Innanzitutto vi ringrazio di essere qui, è fantastico essere qui per me, no? Per sfruttare questa occasione, no? Le solite vacanze natalizie, per finalmente dare un'occhiata a questo evento che mi sembra un posto meraviglioso. Infatti vorrei cominciare con un piccolo elogio, che ha risposto a una critica e un invito nei confronti della School Open Source. Dovete sapere che ho supportato pubblicamente, semi-pubblicamente il progetto attraverso un canale semi-pubblico, si può dire, su Facebook, che si chiama Comunità SOS. E su questo canale, il più delle volte, Alessandro confermerà, sono stato piuttosto polemico, a volte addirittura caustico, no? Per così dire, critico nei confronti, apertamente nei confronti della School Open Source. E io trovo fantastico il fatto che non ci siano ancora nei miei confronti, no? Beh, sì, diciamo così. Trovo meraviglioso il fatto che sia qui a parlare e incontrare, no, la School Open Source. E questo mi permette di sottolineare un punto a me molto caro, ovvero che cosa intendiamo per apertura. Ed è qui la parte di invito nei confronti della School Open Source. E credo che l'apertura più interessante al giorno d'oggi abbia a che fare con questa idea di conflitto. Chiaramente non mi riferisco a questa idea di conflitto chiuso che abbiamo a Trump, eccetera, però questa idea di conflitto aperto in loco, no? Attraverso un grado di prossimità. E qui chiudo un po' per sciogliere il ghiaccio, diciamo, questo invito anche per radicalizzare il conflitto nella School Open Source. Oggi vi mostrerò una serie di progetti che mi hanno permesso e diciamo mi permettono di ragionare su questi temi che sono appunto la precarietà e l'imprenditorialità, come questi si relazionano a vicenda. E vorrei partire da un piccolo progettino fatto mentre ero uno studente in Olanda, da Sint-Bitswart Institute. È una piccola opera online che gioca su una semplice, una sorta di gioco di parole, però visivo, no? E gioca con l'idea di galleria online, no? Nella quale si può andare a sinistra o a destra. Chiaramente le immagini che vedete, questi bivi, giocano con una sorta di fun, no? Con la galleria online. E voi direte, ok, piccola cosa. Per me all'epoca questo lavoro era particolarmente importante, non tanto per il gioco di parole visivo, per così dire, bensì per il fatto che questo bivio, questa idea di bivio rappresentava quasi letteralmente, no, la mia vita a quel tempo, ovvero dovevo abbandonare il master per ragioni varie e, come capita molto spesso, non avevo idea di cosa fare successivamente. Questa sorta di angoscia, no, l'ho provata recentemente, a distanza di 6 anni, nel momento in cui dovevo concludere il mio dottorato, no? E non so quanti di voi conoscono Academic Pain, questo account Twitter che ragiona proprio su questo tipo di angoscia. E a distanza di 6 anni, no, con un titolo alle spalle, paradossalmente mi sentivo meno pronto per il mondo reale, perché agli occhi molto spesso degli studi, eccetera, la preparazione accademica viene percepita come qualcosa di negativo. E ho iniziato a ragionare, no, su questo tipo di angoscia e, per così dire, riscontrarla tra i miei colleghi, tra la gente che quantomeno lavora nelle industrie creative. E il modo migliore che ho trovato per definirla è come una sorta di terrore imprenditoriale. Questa non è una mia espressione, ma deriva da un giornale appunto rivolto agli imprenditori che si chiama ENSI, non so quanti di voi lo conoscono. Perché è una forma di terrore imprenditoriale? Perché ha a che fare con il concepire se stessi come un'impresa, no? Reinventarsi, lavorare a livello strategico sulla propria persona. E questo è stato, diciamo, il mio varco d'accesso su questo tema dell'imprenditorialità. E un aspetto che mi affascinava particolarmente era proprio quello del crowdfunding, che mi sembrava all'epoca simbolico, diciamo, di questo modo di relazionarsi al mondo in senso imprenditoriale. Anche perché iniziavo a notare come parecchi dei miei colleghi finanziavano i loro progetti, addirittura i loro studi, attraverso piattaforme di crowdfunding, la più famosa Kickstarter. E questo progetto l'ho trovato a posteriori, dopo i miei, e l'ho considerato particolarmente calzante, no? Questo artista fa una campagna di crowdfunding appunto per aiutare a finanziare i suoi colleghi con i loro progetti. Invece il mio progetto riguardo al crowdfunding
si chiama però appunto Kickhander, che praticamente gioca con il nome di Kickstarter, e rispetto a Kickstarter non è molto differente, era praticamente un clone online di Kickstarter, con un'unica differenza, ovvero il fatto che conteneva soltanto progetti che avevano guadagnato, erano riusciti a raccimolare 0 euro, dollari o via dicendo. E quindi mi sono imbattuto di progetti particolarmente interessanti, tipo cartoni animati di movie, diciamo, a cartone, strane serie TV, no, personaggi sorprendenti, diciamo, questa mi piace particolarmente. E molti spin-off della famosa Potenza Salad, non so quanti di voi conoscono questo progetto, in cui un individuo ha chiesto $20 per fare un'insalata di patate ed è riuscito a raccimolarne decine di migliaia. E no, quindi ognuno ha proposto il proprio cibo ideale di riferimento, come in questo caso. Credo che ci siano anche delle versioni pugliesi di questo tipo di meme, diciamo. E infine questa campagna rivolta di nuovo ricorsivamente, un po' come il progetto dell'artista, a finanziare una conferenza in cui ci si scambiava suggerimenti per essere finanziati. Dunque, un aspetto interessante è il fatto che il progetto è stato, per così dire, recepito da... ha fatto un po' il giro di diverse testate, in ambiti molto diversi, da testate alla BuzzFeed fino a testate tipo il Financial Times. E molto spesso mi è capitato di essere intervistato su questo progetto. E l'aspetto che ho trovato più affascinante è stato il tipo di domande che mi hanno fatto relativamente a Kickhander. E generalmente l'ultima domanda era qualcosa del tipo ora che hai visto migliaia di campagne fallite, quali sono i tuoi suggerimenti per ottenere una campagna di successo? E quindi trovo paradossale il fatto che un progetto partito per mostrare, per così dire, il lato scuro del crowdfunding, no, veniva ribaltato e diventava strumentale sempre in questa idea di successo. Una narrazione egemone, esatto. Infatti, assist a Luciano, no? Partiamo. E quindi mi sono concentrato particolarmente su questa idea di fallimento e successo. Molti di voi conosceranno questa citazione di Samuel Beckett, di cui la parte principale è generalmente l'ultima, no? E viene raccontata così, ovvero prova di nuovo, fallisci di nuovo, fallisci meglio, no? Ora, alcuni sostengono che Samuel Beckett non intendesse dire fallisci meglio, fallisci di nuovo, perché infine esiste una forma possibile di successo finale. Bensì, la sua posizione è che la vita era un costante fallimento, quindi fallire meglio voleva dire semplicemente fallire con eleganza, quindi avere un certo grado di dignità in questo fallimento costante, un po' la Sisifo, no? Secondo altri. E una volta provato a ragionare su questo, che diciamo questa idea di imprenditoria non svolta dagli imprenditori ma da altri professionisti, ho deciso di guardare, per così dire, al mondo dell'imprenditoria in senso stretto, no? Ai CEO, al mondo delle startup. E ho sviluppato un progetto dal titolo Fake It Till You Make It. Ok, Fake It Till You Make It mi affascinava come espressione perché viene utilizzata in ambiti molto diversi. Allora, nell'ambito imprenditoriale, Fake It Till You Make It vuol dire fai finta che il tuo prodotto, il tuo servizio sia già pronto, in modo tale da racimolare delle finanze e realizzarlo, no? Fai finta che sia pronto affinché tu lo fino a quando non lo costruisci, non sviluppi il progetto. Però al tempo stesso la stessa espressione viene utilizzata nell'ambito della psicologia popolare, no? Della psicologia di autoaiuto. In quell'ambito l'espressione fake it till you make it ha a che fare con l'idea di fingere uno stato d'animo, fingere una sanità, una salute mentale, affinché col passare del tempo quella finzione in un certo senso si realizzi. Chiaramente credo che nell'ambito scientifico della psicologia questa idea venga presa con le pinze, però è affascinante, no, vedere a che livello di lavoro su se stessi, no, sia proposto da la cultura egemone, appunto.
E vorrei mostrarvi il progetto che ne è derivato, presentandovelo. Si tratta di un video di 20 minuti, di cui vi mostrerò solo un piccolo estratto, in cui mi sono concentrato sulla vita di due imprenditori che hanno lavorato nella Silicon Valley, sviluppando quel tipo di servizi che sono tipici un po', no, di quell'estetica dell'innovazione e rispondono, per così dire, ai cliché, no, che vediamo nella serie Silicon Valley, per dire. Generalmente presento questo progetto in una maniera... mostro il video e poi spiego perché ho scelto questi imprenditori. Però in questo caso vorrei provare a fare il contrario, perché è un progetto che a un modo suo mi mette un po' a disagio. Perché è un progetto tragico in realtà. I due start-up in questione hanno entrambi deciso di togliersi la vita mentre lavoravano a questi progetti. Lavoravano, no, al promuovere e vendere la propria start-up, la propria impresa. E ciò che trovavo affascinante era provare a, come dire, a raccontare questo lato tragico dell'imprenditoria, dell'autodefinirsi secondo una metrica economica e sempre promozionale, strategica, senza però parlare di questo aspetto tragico, semplicemente provando a farlo emergere dal tipo di narrazione, dal tipo di linguaggio, no, che è presente nella vita di queste persone. Quindi vi mostro il video, ne approfitto. What made you want to start this company was I left my last company, which was sold to Virgin. And while I was at Virgin, I was kind of inspired by the idea of Virgin Grants and being able to do things that were good and at the same time you were doing well. So then I found looking for a problem, and the problem foundation. But we put about $5,000 into this company to shoot a video about how to make plants. And we had no idea whether they could actually make a plant that grows, but we knew we could make a pretty slick advertisement for it. So we just did that. We did about $60,000-$70,000 the first day. We did $500,000 in the first 6 weeks, all off of some idea in someone's head that we could make a plant that glowed in the dark. What it's all good now means is it's good for you, it's good for your family, it's good for the planet, it's also good for someone in need. So every single thing we sell, I don't care if you spend $5 a year, $100, every order results in us feeding a kid in America 3 meals. What our company wants to do is very simple. We want to change everything that's natural and make it synthetic. That includes humans, plants, animals, everything, because synthetic form can be much better. So when I left Virgin, I created a set of rules for myself. First was solve a problem people have. The second was make sure people know they have a problem. And the third was make sure it was a big problem. And then last but not least, do something you care about. Ok, vi invito ovviamente a dare un'occhiata al video intero, lo trovate. Ok, questa è un'installazione, il modo in cui ho presentato il lavoro, la Stale di Düsseldorf, se non ricordo male. E come vedete, no, ho ragionato un po' sul contesto, no, proprio in cui questi imprenditori lavorano, no? Qualcuno magari noterà il dettaglio della tazza di Uli, che è una compagnia fittizia della serie Silicon Valley, che rappresenta praticamente il Google della serie. E questo mi ha portato un po' a ragionare su che cosa si intende oggi per precariato, e ho trovato questa definizione di guy standing che sembra un nome fittizio, no? Perché se lo cercate su Google trovate solo individui in piedi, lo so, immaginate la sua vita. No, però è un evidente teorico del precariato, cioè i libri tra l'altro sono tradotti in italiano, se vi interessa. E questa è una definizione che offre sul sito del Guardian, e la traduco live, ci provo quantomeno. Il precariato consiste di quelli che sentono che le loro vite e le loro identità siano fatte di pezzi disgiunti,
nelle quali essi non sono in grado di costruire una narrazione desiderabile o costruire una carriera, combinando forme di lavoro e fatica, gioco e tempo libero in modo sostenibile. Ora, l'aspetto che trovo più interessante di questa definizione è il fatto che Gary Standing non pone la questione del precariato principalmente sulle basi materiali, no? Sulle deprivazioni materiali professionali, bensì sulla percezione di sé. Quindi trovo affascinante questa idea di precariato come percezione di sé, no? Percezione, questa idea di precariato che allo stesso tempo è emozionale e percettivo, e credo che rappresenti bene anche il lavoro che ho già mostrato in precedenza, no? E sto provando a lavorare su questo concetto di precariato esteso. Ora, chiaramente, questo connubio di imprenditorialità e precariato viene spesso caratterizzato da questa idea di produttività. E quindi ho provato a vedere, a indagare un po' il tipo di ideologia che si cela dietro visto che ho una passione, diciamo, per la tecnologia, ho provato a vedere come la produttività viene raccontata attraverso le app, attraverso le estensioni del browser che puntano a renderti appunto più produttivo, a produrre di più. E ho trovato questa slide che ho trovato, che ritengo molto calzante, no? Su questa idea che i nostri strumenti sono diventati dei boss, più boss dei boss, dei nostri boss reali, dei nostri capi reali. E mi piace, no, questa definizione, perché rappresenta questa idea di potere strumentale, ovvero un potere che viene legato allo strumento, quindi in un certo senso incontestabile, perché non esiste un'autorità individuale con la quale si possa discutere. E vi mostro qualche strumento che trovo particolarmente interessante. Questa, ad esempio, è un'estensione del browser che si chiama Productivity Owl, ovvero il gufo della produttività. Si installa su Chrome e quello che fa è inserire, no, questo gufo sul trespolo su ogni pagina web che si visita. Dopo un certo lasso di tempo, come vedete, il gufo si libra in volo e va a chiudere il tab di riferimento. Ora, trovo affascinante questa estensione, sia a livello simbolico, no? Questa idea del gufo, animale notturno, quindi l'idea di lavorare costantemente di notte, e anche per il fatto che ho indagato un po' la vita del creatore di quest'app, che sostiene questa estensione, il quale sostiene di averla sviluppata perché ha vissuto per 8 anni sotto la soglia di povertà. No, quindi è interessante vedere da dove provengono questi strumenti, e vi assicuro che è molto popolare, per quanto venga installata probabilmente per un minuto per godere di questa esperienza, che tra l'altro è interattiva, perché il gufo può essere bloccato cliccandoci sopra, però a un certo punto si libera, no, dalla costruzione interattiva e svolge il suo compito. Dunque, no, generalmente queste app per la produttività vengono utilizzate per combattere quella che viene definita procrastinazione, e secondo alcuni ricercatori hanno provato a definire, no, questa idea di procrastinazione, e hanno individuato 3 criteri per definirlo, ovvero un'attività che risponde ai criteri della procrastinazione è controproduttiva, non necessaria e causa ritardo. Però il mio ragionamento su questo tema è che l'idea stessa di procrastinazione è, per così dire, parziale, no? Perché se allarghiamo lo sguardo, qualsiasi attività che ha a che fare con l'ozio, con la pigrizia, con la contemplazione può essere, per così dire, può rispondere a queste categorie. E ho trovato un'altra applicazione che trovo anche interessante a livello grafico, no? Vedete questa idea di controllo da parte dello strumento, no? Che si chiama Stay Focus, sempre per Pro. L'aspetto più affascinante di questa app è, diciamo, la forma di critica nei confronti dell'utente, molto smaccata. Questa app fa sì che dopo 30 minuti i social media vari ed eventuali siano inaccessibili. Al posto dei social media, social network di turno, ci troviamo rediretti a una schermata del genere, ovvero non dovresti essere al lavoro, questa è la frase. Io l'ho trovata particolarmente efficace anche a livello grafico, no? questo slogan Arial gigante, e quindi ho deciso di provare a
tirarlo fuori dall'app, e ho sviluppato degli ho creato degli sticker. Questo è a Barcellona, nell'ambito di un evento particolarmente interessante che si chiama Internet di Amici, ovvero una sorta di black market di internet in cui si vendono, diciamo, un po' di nascosto, no, questi artefatti che derivano in un modo o nell'altro da internet. Ne ho venuti un po', ho iniziato a cercare di collezionare, no, l'utilizzo che ne è stato fatto, e ho iniziato a trovare utilizzi particolarmente interessanti, anche ambientali, no? Forum. E chiaramente sui laptop, no? Okay. Io paradossalmente trovo più interessante la scelta di inserire un aspetto del genere sul proprio laptop, no? Che è qualcosa di così al tempo stesso al quale siamo legati in maniera così, diciamo, affettiva, al tempo stesso all'autorità del lavoro, che gli altri esempi. In particolare, in questo caso, ciò che mi ha onorato in un certo senso è il fatto che lo slogan di riferimento è accostato a un altro slogan particolarmente famoso, un truismo, per usare il termine tecnico, di Jenny Holzer, l'artista che ha lavorato sempre con il linguaggio, ovvero proteggimi da ciò che voglio, e credo che giochi bene con questo, con quest'altro slogan. Però il riferimento principale di questo progetto, diciamo, a livello di riferimento culturale, così dire, questo slogan, questo graffito creato da Guy Debord negli anni 30 a Parigi, che ovviamente dice, recita, non lavorare mai, entra mai a me. La storia interessante dietro questo graffito è questa cartolina sviluppata, creata 10 anni dopo da un imprenditore, un uomo che voleva creare dei profitti, no, da queste immagini di Parigi. E come vedete è affiancata da un'etichetta che recita Le consigli superflui, non so, il mio in francese è debole, ovvero i consigli superflui. La reazione di Guy Debord, io non l'avrei mai immaginato, è stata quella di invocare la proprietà intellettuale, che da un situazionista, da uno che ha lavorato come turnamare e via dicendo, è sorprendente. Però la motivazione non era certo il profitto. Traduco anche questa, scusatemi se le traduzioni in inglese, ma non ho già pronte. Sono in vacanza. Guy Debord afferma, dato che è ben risaputo che la maggior parte di persone lavora e che tale lavoro è, a dispetto della peggiore, della più forte repulsione, imposto sulla totalità dei lavoratori da una serie di limiti schiaccianti, lo slogan non lavorare mai non può essere in alcun modo considerato un consiglio superfluo. Ora, ritornando al, diciamo, il mio intervento, voi direte, ok, Guy Debord magari aveva ragione, ma questo è sicuramente in un certo senso un consiglio superfluo, perché tutti sappiamo che dobbiamo lavorare tutto il tempo, giorno e notte, e ce lo ripetiamo costantemente, spero che siate d'accordo, credo che sia così. Dunque, perché, aumentare, diciamo, questo tipo di ansia? Beh, diciamo, in un certo senso, a livello inconscio, il mio obiettivo è questo: lavorare su questa idea di distopia dell'etica lavorativa, no, esternalizzare questo tipo di dissidio interiore e provare a buttarlo nel mondo e far sì che magari effettivamente i nostri comportamenti, la nostra relazione che io ritengo perversa con il lavoro, venga messa in discussione. E dunque mi chiedo, non dovreste essere lavoro in ogni caso? E chiaramente, diciamo, il contraltare della produttività e dell'etica lavorativa ha a che fare con il tempo libero, no? E quindi vorrei mostrarvi un progettino sviluppato nell'ambito di un Art Hack Day, ovvero una sorta di hackathon dedicato all'arte, in cui nell'ambito di 2 giorni, no, si sviluppa una vera e propria mostra, quindi si lavora giorno e notte per creare un'opera, collocarla nella galleria e via dicendo. Questo si è tenuto a Montreal in Canada, e chiaramente io con il mio compare, no, un artista tedesco,
volevamo visitare la città e sfruttare il tempo libero a nostra disposizione. Quindi, dunque, dato il fatto che il tema di questo Art Attack Day era la sharing economy, quindi Uber, Airbnb e via dicendo, abbiamo provato a, diciamo, agire un po' come queste piattaforme. E abbiamo sviluppato questo, ovvero una pagina online in cui, divisa in vari slot, acquistabili attraverso PayPal a bassissimo prezzo, parliamo di 3 dollari, 1 dollaro, vendendo l'unico valore che avevamo effettivamente a Montreal, ovvero il nostro spazio nella galleria, quindi questa idea di prestigio. Siamo riusciti a vendere quasi tutti gli slot, e questo è il risultato finale, che ci ha permesso di godere, come potete vedere, della città in maniera profonda. Dunque, ora chiudendo, no, attraverso questi lavori ho provato, diciamo, mi interessa quantomeno relazionare questa idea di imprenditorialità a un'idea di precariato, di precarietà esistenziale, per così dire, attraverso questa strategia che definirei di esternalizzazione, no? In cui si tirano fuori questi aspetti invisibili a livello ideologico. Ora, questo perché? Mi sono chiesto come viene caratterizzato il precariato oggigiorno in Italia. Vedete questa allegoria, no? Questa è una miniatura che trovo per caso cercando, no, precario su Google. Quindi vedete quest'uomo sul baratro della disoccupazione diviso tra leccaculismo e sottomissione. Quindi vi chiedo, quanti di voi si descriverebbero pubblicamente, no, su un curriculum vitae come precari? No, ve lo chiedo. Nessuno. Io mi sono registrato come precario. Ottimo. No, apprezzo il coraggio. Però chiaramente vedete quanto che è difficile essere strategici a livello lavorativo. Quindi questo termine, questa etichetta, credo sia stata appropriata in un certo senso, sia inutilizzabile a livello di creazione di una sorta di coesione sociale sotto questa classe in divenire, se vogliamo fare un termine un po' obsoleto, ci intendiamo. Quindi la mia domanda attuale è: in che modo, riferendomi al lavoro di degli autori di un libro fantastico che si chiama Inventing the Future, no? Inventando il futuro, non so se l'hanno già tradotto in italiano, i quali, ragionando sull'etica lavorativa, si pongono la domanda, propongono di trasformare il consenso culturale, quindi l'egemonia, ce l'hai anche tu, quindi cambiare il consenso culturale, l'egemonia culturale a livello di etica lavorativa, trasformando delle azioni a livello, diciamo, della quotidianità, attraverso slogan, meme e canti. Quindi la mia domanda è: come si può compiere un'azione del genere per quanto riguarda il precariato e la precarietà? E questo è un assist invece a Tommaso. Chiaramente non entrerò nel specifico, perché immagino sia il tuo la tua presentazione, però no, sono stato affascinato da quello che è successo nella campagna di Trump, sia a livello di disciplina del graphic design, come vedete, ma per il fatto che quantomeno questo movimento dal basso, che è riuscito a unire delle idee molto diverse, delle posizioni molto diverse sulla destra contemporanea, si è trasformato in azione, no? Ha portato a una cosa di totalmente inusitato a livello politico e culturale. Quindi un processo del genere, com'è possibile svilupparlo per il precariato? E questa è la mia domanda aperta, sulla quale vorrei riflettere magari un po', ma in generale è quello su cui vorrei lavorare, no, nel futuro. Devo parlare con la CBA. No, i sindacati. Vabbè, comunque, ho alcune idee preliminari a riguardo. No, è questa definizione che ho provato già a, diciamo, raccontarvi, ovvero di precariato basato principalmente sulla percezione di sé, sulla percezione e sul proprio stato d'animo, che permette di unire classi diciamo, economiche molto diverse tra loro, gente a contratto a breve termine, freelancer e via dicendo. Perché se basiamo tutto sulle risorse economiche, è difficile creare un collante sociale. Per questo i sindacati non funzionano, perché esiste una frammentazione completa, sia a livello professionale che economico. Parlare di sindacati.
No, nel senso che i corpi intermedi che dovrebbero essere deputati a questo tipo di riflessione, in teoria, sono prima di tutto i sindacati, in teoria. Lo il, fatto che non, il fatto che ora non lo facciano non significa che loro stiano agendo correttamente. Secondo me sono ben consci dei loro limiti pratici, sicuramente non agiscono in malafede. E quindi questa idea di precariato emozionale, percettivo, come minimo comune denominatore del precariato. E questa è un'idea che secondo me a livello memetico no, viene rappresentata abbastanza bene da questo meme che è un po' contraddittorio, controverso, quello dei first world problems, no? I problemi del primo mondo, tipo ci manca il wifi, come avete visto oggi, è un problema che mi attanaglia, no? Chiaramente questo è problematico, no? A livello coloniale, via dicendo, però è un inizio, credo. Poi c'è un altro aspetto, no? Tutti quei meme, tipo first world problems e via dicendo, giocano un po' su questa idea di distaccamento ironico, no? In cui ci si allontana dai propri problemi o dalla propria condizione di disagio con un'area ironica, tipica condizione postmoderna. Quindi una proposta è quella di sfruttare l'ironia per creare attaccamento, ovvero un'ironia che, come scrivo qui, non conduce a una forma di immobilizzazione, un'ironia che produce prossimità, un'ironia che diventa azione. Questa è una domanda, non so se sia possibile, non so se sia giusto, però è il mio spunto di riflessione. E quindi, per concludere, ho provato e sto provando a riscoprire la storia dei movimenti italiani, paradossalmente paesi d'avanguardia per quanto riguarda la riflessione sul precariato, e la costituzione appunto di meme, di personaggi che in un certo senso hanno avuto un certo grado di viralità, come San Precario. Quanti conoscono San Precario? Ok, mai visto queste... Ok, beh, una buona percentuale. Beh, San Precario nei primi anni 2000, è nato nel 2004, quindi era un'icona presente, molto forte, addirittura nei TG veniva mostrata, però al momento è scomparsa e giocava un po' sulla forte tradizione cattolica italiana per iniettare una sorta di una serie di idee particolarmente innovative, come il reddito di base, cosiddetto reddito di cittadinanza, di cui si parla molto in questi giorni, quantomeno qualcosa di simile. Quindi trovo affascinante l'idea di sfruttare la religione per creare coesione sociale. E infine vorrei leggere con voi un piccolo estratto da uno dei manifesti che ragiona sul precariato nel 2004, ovvero sul saper vivere, tracce di OPOP da mixare in condivisione pre-COD, singolare comune. Trovo affascinante anche l'uso del linguaggio, quasi fantascientifico, no? Pre-COD rimanda a Philip Dick e via dicendo. Dunque, semplicemente lo leggerò. Il precario comunitario non si accontenta di essere nel giusto, ma vuole una buona vita. Vogliamo essere felici. Non si può vivere di incertezze, ma neanche di tempo indeterminato. Vogliamo nuovi diritti, vogliamo reddito. Per un precario o una precaria è insopportabile dover destinare l'80% del reddito all'affitto. Occupiamo, scottiamo, liberiamo. Questo è un po' per misurare lo scatto con il discorso che si fa oggi sul precariato. Dato che le loro paghe reali si sono ridotte del 20-30%, i pre-COG gradirebbero fare la spesa con meno euro. Autoriduciamo la spesa in centri commerciali e ipermercati. I pre-COG non smettono mai di muoversi nelle metropoli per lavorare. Accesso gratuito alla mobilità collettiva. I pre-COG la sanno più lunga. Liberano l'informazione, producono conoscenza. Diffondiamo ricerca, autogestiamo sapere. Informazione e conoscenza devono essere universalmente riproducibili, scambiabili, condivisibili. Il software progredisce se è libero e aperto al lavoro mentale di tutte e di tutti. I pre-COG collettivamente creano e quindi rifiutano di pagare cultura, tecnologia e informazione. Open source, peer-to-peer, MP3 di Wix. Copiamo, masterizziamo e diffondiamo liberamente. Passiamo di mano in mano, di testa in testa. La comunicazione dai pochi ai molti, ai giorni contati. Murdoch e Gates perderanno il controllo delle menti. Creiamo media, moltiplichiamo reti, facciamo la TV. Ultimo, i pre-COG producono a partire dai modi di vita eteronomi delle metropoli. Non c'è più la città fabbrica sincronica. Neanche le quattro mura dei centri sociali bastano più per contenere le passioni e la nomadicità. Lo spazio globale dei flussi di merci, denaro, informazioni, desideri è lo spazio dello sciopero metropolitano.
dello sciopero del precariato. Riprendiamoci la città, riprendiamoci l'Europa. Vi ringrazio.